Namaste, io sono Ace the Brave e bentornati a Game Dev Tycoon. Oggi facciamo un nuovo gioco e sarà finalmente Namasteken. Suggerito qualche episodio fa e finalmente lo facciamo per PlayStation, o Play System, chiamatela come volete, col nostro nuovo engine. Grafica la più avanzata possibile 3D che abbiamo a disposizione, vediamo cosa riusciamo a combinare da questo bel gioco. Allora, intanto vorrei gameplay al massimo, l'engine quel tanto che basta per avere tutto, e anche qua quel tanto che basta. Facciamo così. Posso abbassarli finché posso, ok. E andiamo per il primo passo. Intanto The Ace Anonymous è uscito dal mercato, ci ha fatto guadagnare 3 milioni e 4 quasi. E cominciamo a avere anche un po' di aspettativa per questo gioco adesso. Vediamo se riusciamo a fare qualche record o qualcosa del genere. Abbiamo bisogno di più punti design visto che è un action. Abbassiamo l'intelligenza artificiale, mettiamo questo al massimo e alziamo l'intelligenza artificiale fin tanto che riusciamo a mettere tutto quello che c'è dentro, quindi fino a qua, ok, e via. Intanto il Super Nintendo verrà tolto dal mercato tra 2 mesi, quindi siamo alla fine purtroppo del Super Nintendo, ma c'è il Nintendo 64 che è in arrivo. Continuate a scrivere nei commenti titoli per nuovi giochi, avete ancora tantissima scelta tra cui trovare il genere che vi piace a voi, e mi raccomando generi nuovi e cose nuove, perché così riusciamo a fare tutto al meglio. Aumentiamo il world design in modo da avere tutto giusto, ok. Il suono mettiamo mono suono, così non abbiamo problemi, e dovremmo essere a posto. Nessuno è sopra il 100%, quindi vediamo che cosa riusciamo a realizzare. Ok, vedo 100, è abbastanza equilibrato questo gioco, forse ci vorrebbe parecchio di più design rispetto a tecnologia, ma anche così dovrebbe andare abbastanza bene. Vediamo le recensioni cosa diranno e soprattutto le vendite. Ok, intanto il Super Nintendo sono passati 2 mesi, quindi non è più supportato. Facciamo un doppio record, 135 136. I bonus ce li abbiamo tutti, quindi nuova combo, buona combo, nuovo topic, sicuramente perché il mercato ci richiede un audience di tutti, quindi va benissimo, e anche buon management. In più abbiamo fatto un livello con la grafica 3D e quindi in teoria possiamo, esatto, ricercare la grafica 3D superiore, che facciamo subito. Mettiamo me stesso ad allenarmi con Game Dev Gems, che vuol dire aumentare questi due parametri. Loro li manderei a in vacanza per un attimo. Vediamo le review come sono, se sono alte. Vedo un 9, bene bene bene. Un altro 9, 10, 10, 3 9. 3 9 e un 7, quindi dovrebbe fare media 8. Possibile? 8 e mezzo di media, quindi molto buono per Namasteken. Vediamo cosa riusciamo a vendere subito. Facciamo pure una, al G3 di quest'anno facciamo pure una media. Vediamo quanto riusciamo a vendere. Ok, abbiamo venduto 500.000 di copie, anzi no, abbiamo venduto 57.000 copie e 500.000 di guadagno. Ok, e adesso cosa facciamo? Possiamo fare un po' di questi contratti, giusto per guadagnare qualcosina e allenare il nostro Ace. Intanto abbiamo la nuova grafica, i contratti funzionano, quindi continuiamo con questi contratti. Facciamo playtest. Intanto allenerei ancora me stesso. Intanto è arrivata la Game Convention con Namasteken e anche The Ace Anonymous, e possiamo fermarci qua con questo episodio tra pochissimo. Ok, ci fermiamo qua per questo episodio, andremo ancora a allenare il nostro Ace e aspetto i vostri commenti. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo episodio di Game Dev Tycoon. Io sono Ace the Brave, Namaste and be brave!